Salve Pop YouTube, sono io Alberto Neo Geo e come sapete sono sempre stato un appassionato sia di retro gaming che di avventure grafiche e punte clicca. Essendo un appassionato di queste due cose ho sempre dovuto fare due sforzi particolari. Il primo è quello di essere sempre aggiornato su tutte le uscite che riguardassero il mondo delle avventure grafiche e punte clicca. L'altro invece è quello di andarmi a recuperare, quindi un'attività di recupero di vecchi titoli, magari titoli che avevo visto in riviste d'epoca, oppure che ho cercato per tanto tempo senza mai trovare. Bene, questa opera di recupero è sempre stata molto difficile fino almeno una decina di anni fa, perché i vecchi titoli erano disponibili solamente in copia fisica. Molte volte questa copia fisica era anche molto difficile da far girare su sistemi odierni. Alle volte era possibile invece recuperare delle copie digitali, però da siti da legalità un po' dubbia. Per fortuna le cose sono cambiate con l'avvento delle piattaforme digitali come GOG e Steam, sulle quali software house e publisher hanno iniziato a ripubblicare vecchi titoli. Molte avventure punte clicca quindi le ho recuperate in questa maniera, ma mi sono accorto di una cosa con il tempo, che ci sono ancora tantissimi titoli che meriterebbero di essere riscoperti, ma per una ragione o per un'altra non sono ancora comparsi nei cataloghi digitali di queste piattaforme. Quindi da questa lunga lista ho deciso di selezionare 5 titoli del passato che, per una ragione o per un'altra, meriterebbero una seconda ripubblicazione. The Dark Eye, Inkscape, 1995. I suppose you're the young master Mr. Aldwych waits for. Go ahead on in. Edgar Allan Poe non ha bisogno di presentazioni, si tratta di uno scrittore chiave nella letteratura moderna e di conseguenza anche nel cinema e via dicendo. Stranamente, se guardiamo il mondo dei videogiochi, vediamo che esistono davvero pochissimi titoli che si rifanno le sue opere. A tutt'oggi The Dark Eye di Inkscape non solo è uno dei pochi videogames a prendere direttamente ispirazione dai racconti dello scrittore americano, ma rimane anche un'opera unica e peculiare. Di primo acchito The Dark Eye si presenta come un'avventura punte clicca in soggettiva dalle tinte horror, ma dopo pochi minuti di gioco è chiaro che le sue meccaniche esulano facilmente dai cliché tipici delle adventure. Non ci sono tradizionali enigmi o la presenza di inventario. Il giocatore esplora alcuni ambienti, interagisce con personaggi e hotspot fino a che non si ritrova all'interno di un'inquietante dimensione parallela. Qui, cliccando su determinati oggetti, potrà entrare in particolari segmenti narrativi che ricostruiscono molto fedelmente alcuni macabri racconti di Poe. La cosa più strana e inquietante è che ci verrà data la possibilità di rivivere le storie sia dal punto di vista dell'assassino sia della vittima, a seconda dell'oggetto con cui andremo a interagire. Queste particolari meccaniche, unite a uno stile grafico che si rifà alla stop motion con pupazzi di plastilina, rendono The Dark Eye un esperimento singolare e straniante, un omaggio alle opere di Edgar Allan Poe, unico e talmente peculiare che sarebbe interessantissimo da rivivere e sperimentare oggi. It's getting late. My wife will be looking for me. Let us be gone. Yes, let us be gone. Discworld Noir, Perfect Entertainment, 1999. Mr. Luton? If I'm not, I should fire the guy who painted the door. So this is what a private investigator looks like. I expected someone more heroic. Heroism costs extra. What can I do for you, miss? La saga di Discworld ormai è nota a parecchi avventurieri di lungo corso ed è apprezzata generalmente anche dai fan di Terry Pratchett, il quale ha sempre collaborato a queste produzioni. Dopo i primi due capitoli usciti nella prima metà degli anni 90 che ripercorrevano le gesta del mago scuotivento, Perfect Entertainment e Pratchett decisero di produrre un terzo capitolo, sempre ambientato nell'universo del mondo disco, ma che presentasse una storia e personaggi inediti. Si è optato quindi per una sorta di romanzo giallo che strizza l'occhio alla letteratura e alla cinematografia noir, abbandonando lo stile colorato delle avventure di scuotivento a favore di un tono un po' più ombroso, che non disdegna qualche piccola escursione nell'horror. Il giocatore prende le parti di Luton, un investigatore privato che si ritroverà a dover indagare su un brutale omicidio avvenuto nella città di Ankh-Morpork, ritrovandosi coinvolto nella classica trama più grande di lui. La particolarità di Discworld Noir sta nel suo gameplay, che ruota principalmente attorno alla meccanica dei dialoghi, resa interessante dall'utilizzo di un taccuino che, in base alle nostre scoperte, si aggiornerà degli argomenti più interessanti da utilizzare durante gli interrogatori, facendo così progredire l'indagine e la storia. Questa meccanica, che rivedremo riproposta in maniera molto fedele in altri giochi come quelli della serie di Blackwell, rende il gameplay di Discworld Noir fluido e accessibile, facendo diventare il gioco estremamente originale soprattutto per la sua epoca e molto divertente da giocare ancora oggi.
Un capitolo molto bello e interessante, definito da molti come il migliore della saga, che sarebbe molto bello rigiocare su sistemi moderni. Peccato per i problemi di licenze che potrebbero rendere molto difficile questo recupero. Actually, and the name is Carlotta. Okay, Mrs. Actually. Carlotta it is. What's a girl like you doing out in a night like this? Next Life, conosciuto anche come Reprobates, di Future Games, 2007. It must be a dream. How is this possible? Where the heck am I? I did not pay for a holiday in the Caribbean, as far as I know. Gli avventurieri potrebbero ricordarsi molto bene di Black Mirror, il punto e clicca thriller horror che ha riscosso un certo successo nei primi anni 2000. Il team ceco dei Future Games, responsabile di questa avventura, ha poi prodotto diversi giochi successivi, e Next Life, conosciuto in Italia anche come Reprobates, l'isola dei dannati, è sicuramente quello più interessante sia come temi che come meccaniche. A seguito di un incidente stradale, il tecnico informatico Adam si risveglia dentro una cabina di una strana isola. Assieme a lui ci sono una serie di persone di nazionalità diversa che sembrano provenire anche da epoche temporali differenti, tutti sopravvissuti ad eventi ed incidenti mortali. L'isola non presenta strutture tranne uno strano campanile, il cui rintocco riesce a far cadere tutti i naufragi in un sonno profondo. Durante questa perdita di coscienza, Adam si ritroverà imprigionato dentro a dei terribili incubi che ricostruiscono le sue paure più profonde. Certamente influenzato da serie TV molto popolari all'epoca come Lost, Next Life è un punto e clicca inusuale nelle sue meccaniche e avvincente nella sua trama. Il fascino di questa avventura sta sicuramente nello sbrogliare lentamente la matassa dei misteri che avvolgono l'isola, nel portare avanti difficili rapporti con gli altri sopravvissuti e nell'affrontare le originali sessioni degli incubi. Ad oggi questo titolo è disponibile solo in versione fisica, speriamo che prima o poi anche una versione digitale possa essere riproposta. Doesn't anything work around here? The device works manually, but it needs some serious cleaning up. And the handle is missing too. Dark Earth, Callisto Entertainment, 1995. Today, a terrible danger threatens Sparta. The future of the entire city lies in the hands of a single man. Arkhan, the Guardian of Fire. Nel 1995 la saga di Resident Evil aveva colpito nel segno. Parecchi giochi tentarono di recuperare la formula e l'impostazione, magari anche variandone i temi. Dark Earth era un titolo molto affascinante perché riprendeva l'impostazione tipica della saga Capcom, ma la declinava in un contesto fantasy inedito e curioso. In un futuro remoto, il mondo è regredito a un'epoca simil medievale, nella quale l'oscurità ha preso il possesso di tutta la Terra. Nell'unica cittadella rimasta sotto il sole, un giovane membro della guardia cittadina di nome Arkhan cade vittima di un avvelenamento mentre tenta di salvare una sacerdotessa. Questo veleno è la causa di una lenta mutazione che porterà il nostro protagonista a trasformarsi in modo graduale in una strana creatura delle tenebre. Toccheranno ai giocatori aiutarlo a trovare velocemente una cura prima che la trasformazione diventi irreversibile. Dark Earth presenta un sistema di controllo del tutto simile a quello dei primi Resident Evil, con anche frequenti sessioni di combattimento, ma è la parte adventure ad essere originale e interessante. Per tutta l'avventura è disponibile una barra dell'umanità che deve essere mantenuta piena, pena l'irreversibile trasformazione di Arkhan in una creatura scura con conseguenze game over. Interessante anche la possibilità di decidere l'atteggiamento con cui Arkhan può interagire con l'ambiente circostante, positivo, sereno oppure aggressivo e rabbioso, dando al giocatore un senso di libertà maggiore. Come succede spesso in questi casi, anche la grafica che mescola modelli 3D con sfondi 2D sembra invecchiare davvero molto bene. Dark Earth è di sicuro un gioco che ha ancora molto da dire e sarebbe davvero molto bello vederne una nuova edizione. Thanander, our finest healer is already hard at work. Thanandar said he couldn't do anything for me. He says the only real cure is found in some crypt. Snatcher, Konami Industries, 1988 e 1994. Is it a new form of weapon? Or perhaps an invasion from some other world? They appear during winter killing humans and infiltrating society by taking the place of their victims. Employing an artificial skin, they can sweat and even bleed. Part organic, part machine. They're almost impossible to distinguish from those they kill. Provate a pensare a questa combo. Avventura grafica, anni 80, anime, Blade Runner e Hideo Kojima. Se anche solo due di questi elementi hanno svegliato la vostra attenzione, allora potreste adorare Snatcher.
Prima dell'enorme successo di Metal Gear Solid su PlayStation 1, il buon Hideo ha lavorato a diversi titoli mettendo un po' del suo in tutti essi, e Snatcher non ne fa eccezione. In un futuro cyberpunk sull'isola di Neo Kobe fanno la loro comparsa dei particolari androidi capaci di imitare alla perfezione gli esseri umani in ogni singolo dettaglio. Il protagonista è Gillian Seed, un detective incaricato di fermare questi androidi che hanno iniziato a uccidere diverse persone prendendone poi il posto. Il gioco si sviluppa come una classica visual novel, con la possibilità di esaminare e investigare gli ambienti, portando il giocatore a dipanare una complessa trama tra dialoghi a risposta multipla e piccole sezioni action con sparatorie. Snatcher è un viaggio appassionante e coinvolgente sia dal punto di vista della trama che della bellissima grafica in pixel art. Inizialmente sviluppato nel 1988 su PC 8801 e MSX2, Snatcher ha visto una seconda versione riaggiornata e pubblicata su Sega CD nel 94. Purtroppo, ad oggi, questa rimane l'unica versione giunta a noi in Occidente e tradotta in inglese. Sarebbe bellissimo se Konami, presa da qualche svarione, si decidesse a rilasciare una nuova versione per sistemi moderni, anche solo per soddisfare la curiosità di centinaia di appassionati. Questi sono solamente 5 titoli, ma vi posso assicurare che la lista è ancora molto molto lunga, tanto che probabilmente dovrò fare altri video di questo genere. Intanto lasciatemi qualche commento, cosa ne pensate? Questi titoli li conoscevate già? Li vorreste giocare? Quali sono i titoli che invece voi vorreste che fossero ripubblicati sulle piattaforme digitali? Lasciatemi scritto qua sotto e intanto vi ringrazio per avermi ascoltato e ci diamo appuntamento per la prossima volta.